Ed arrivarono le elezioni, naturalmente anticipate. Fantozzi, che sentiva molto col suo diritto dovere di cittadino, partecipò come sempre nell'incertezza, nell'indecisione e nella paura di sbagliare un'altra volta. Si mise allora a leggere di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Signore, le manca solo il commercio sardo. Me lo di. 50.000. Poi si dette malato e si chiuse in casa nella stanza della televisione. Ti va la merenda? No, niente, non vedi che sto guardando? Ma sono 2 giorni che non mangi. Pina, stammi a sentire, se io sbaglio il voto, questa volta va a finire che non mangiamo e non mangiate per una decina d'anni. Quindi, fuori, sbammare, via! Sì. Non mi ha fatto nemmeno gli auguri? Probabilmente vuole tassarmi anche il piffero. Vuole che me ne vada? Non credo. Me ne vado. So che lei è stata testimone al processo Rubi. Secondo io adesso... Sta buttando via! Bravo! Prima tornerai, so che...